Il tema di quest'anno è un tema particolare, il nome e quindi il tema del Grest è Battibaleno. Insegnaci a contare i nostri giorni ed è praticamente basato sul tempo, sull'andare del tempo e sull'importanza fondamentale che ricopre il tempo nella vita di un uomo, il tempo passato, il tempo futuro, il tempo dei pianti, il tempo delle gioie. Questo è il tema centrale, è quello sul quale cercheremo di fare riflettere i bambini, naturalmente, sempre con il contorno del divertimento. Oggi siamo stati come ogni mattina al seminario, nella mattinata abbiamo giocato, fatto fare laboratorio e cantato. Oggi invece abbiamo un'uscita pomeridiana a spasso nel tempo. Siamo andati in alcuni negozi di un tempo, tipo la tipografia Stagno, l'orologiaio Sorce, il panificio Cannizzaro e la vetreria Pullara. Ci siamo incontrati all'Ortus e dopodiché ritorneremo qui in piazza, offriremo un gelato ai bambini e concluderemo così la giornata. Grest significa gruppo estivo e ogni anno attorno a un tema, quest'anno Battibaleno, insegnaci a contare i nostri giorni come sottotema, sottotitolo, e ogni anno attraverso queste esperienze in cui adulti e giovani educatori si mettono a disposizione dei bambini e dei ragazzi, proviamo ad aiutare i piccoli, appunto, e perché no, anche noi grandi che ci rimettiamo in discussione, a scoprire più profondamente il senso della vita e il senso della fede. Questo lo facciamo in diverse parrocchie di Favara, lo facciamo con diverse modalità. Ovviamente si prega, si canta, si gioca, si fanno dei laboratori manuali, anche dei laboratori espressivi di tipo teatrale, danza, musica e perché no? Anche con momenti come quello che stiamo vivendo, di conoscenza della città. Giovedì 30 giugno, con la grazia di Dio, vedremo di giocare con i giochi di una volta insieme ai nonni della nostra città di Favara. Invito tutti a venire in piazza Cavour.